Io consiglio molte persone. 18 anni appena compiuti tra i giovani più interessanti delle Pescara di Silvio Baldini, Giuseppe Saccomanni, nato ad Altamura, la scorsa stagione in evidenza nel notaresco di Alessandro Bruno, 26 partite, 3 gol nelle immagini contro Senigallia, Tivoli e Matese. Calciatore duttile, brevilineo, molto dinamico, il ruolo di mezzala è quello che si attaglia di più alle sue caratteristiche. Sicuramente una grande opportunità per il ragazzino pugliese, deciso a convincere il tecnico biancazzurro. Mi sto trovando bene con la squadra, siamo un gruppo bellissimo, sono il più giovane, però mi sono ambientato bene. Non vedo l'ora di iniziare questo percorso con Pescara, questa è una grande opportunità, infatti ringrazio il mister e la società per la fiducia che mi sta dando. Quanto è stata importante la palestra della D, perché lo scorso anno ti sei messo in evidenza, è un percorso che dovrebbero fare tutti i ragazzi, no? Sì, io consiglio a molte persone, a molti ragazzi come me, di fare il campionato Serie D, perché sono cresciuto sia fisicamente ma anche tatticamente, tecnicamente, perché sono stato allenato da un mister come Alessandro Bruno. Infatti si vede la carriera che ha fatto, sono cresciuto molto. Tu sei una sua scoperta, proprio di Alessandro. Sì, infatti. Lo ammiro molto su questo, perché mi ha dato tanta fiducia l'anno scorso. È stata la prima chiamata che ho fatto dopo la firma e credo molto in lui. Sì. È appena 18 anni, qui tra l'altro lo scorso anno, un anno fa, hai fatto gol al Pescara, no? Il momentaneo 1-0 con la maglia del Notaresco. Sì. Un grande primo tempo, insomma, partita importante faceste. Sì, durante l'amichevole sì, 1-0. Fu un bel momento, diciamo che non me l'aspettavo. Giocassi titolare, figuriamoci fare gol a Pescara. Il tuo ruolo, tu sei in realtà una mezzala, no? Un po' tutto fare, ti inserisci, sei un giocatore di quantità ma anche di discreta qualità. Nel 4-2-3-1? 4-2-3-1, cioè mister, questi allenamenti mi sta provando esterno, però comunque sono un mediano, mi ispiro molto a Nicolò Barella e... però comunque posso ricoprire più ruoli. Il mio obiettivo è fare le soldi in Serie C e speriamo anche un golletto. Che non guasterebbe. Piccolino, fascio di nervi. Sì, fascio di nervi. Tosto, eh? Però comunque meno in campo.